Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Che cosa ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, buon martedì 10 dicembre. Continuiamo con la devozione alle 1000 Ave Marie come unico momento di preghiera particolare in vista del Natale ed il Vangelo di oggi, il Vangelo che praticamente parla della classica visione di Gesù che, come dice in altre parti, c'è più festa per un peccatore che si pente rispetto a 100 che non hanno bisogno di pentirsi, quindi il regno dei cieli gioisce per quello. E Gesù appunto ci ricorda che il regno dei cieli appunto tende a cercare di non perdere nessuno. Tanto più che c'è una preghiera di una suora consolata bretone che dice appunto, lei era una mistica, dice appunto Gesù e Maria vi amo, salvate le anime. Ecco, in questa breve preghiera vi è tutta la necessità di salvare tutte le anime. Quindi anche la preghiera di Fatima, o Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, tutte, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ecco, le preghiere tendono a fare in modo che nessuno, ma proprio nessuno, si perda. Quindi è un'esigenza dell'Altissimo quello di fare in modo che tutti possano così essere portati in cielo. Tanto più che anche le nuove evangelizzazioni parleranno molto poco dell'inferno, daranno più una visione di un Dio buono che perdona tutti. In realtà non è così, ma è la speranza che perdona tutti. In realtà non è così, ma è la speranza che ogni uomo vuole anche per volere del Creatore. Il Creatore esige che tutti quanti si salvino. In realtà si salvano molto pochi, anche perché la Madonna l'ha detto a Fatima appunto che le persone vanno all'inferno perché nessuno prega per loro. Quindi in un tipo di visione del cattolicesimo in cui appunto le persone vedono quasi automaticamente dopo la morte l'incontro col Signore, quindi si elevano anche meno preghiere. Vi sono comunque anche i tradizionalisti, le persone che sono più vicine alle devozioni, che comunque capiscono l'esigenza del donarsi, del sacrificarsi, come tutte quelle anime purganti che vivono nel silenzio e che edificano la Chiesa. Quindi ricordiamoci sempre che nulla avviene per automatismo, tutto avviene in base a quello che noi facciamo per le altre anime. Quindi, per salvare le anime, dobbiamo fare un po' come ha fatto il Redentore, metterci del nostro e annullare la nostra vita per gli altri. Laddove, il nostro essere per gli altri non arriva, qui di conseguenza non arriva neanche la salvezza e quindi oltretutto anche noi perdiamo certi tipi di grazie. Ed è appunto ancora sulla visione di Fatima che i pastorelli così non si infliggevano delle punizioni, ma almeno diciamo che riuscivano ad entrare in una condizione in cui facevano dei piccoli sacrifici oppure non quelle punizioni tanto gravi come si usava col cilicio o robe varie in cui si infliggevano delle torture. I pastorelli comunque usavano, come la Chiesa ha sempre insegnato, usare questi mezzi di così.
verso il proprio corpo, atto a così a rivivere un po' la passione. Quindi di conseguenza anche i pastorelli nel loro piccolo, nel loro modesto modo di essere, usavano queste cose per poter salvare i peccatori. Ecco, tutto quanto noi faremo per non esaltare il nostro corpo, anche lì sarà una preghiera. Quindi doniamoci sempre, quando noi in questo vivere, in questa società in cui il corpo viene donato attraverso la sessualità, così in maniera quasi senza nessun limite, invece il corpo, se donato al Signore, produce grandi grazie. Ma le grandi grazie che si possono avere, sì, vanno sempre di pari passo a quelle che sono le grazie che Gesù dona attraverso la Madonna. Ed è per questo che oggi parleremo della festa in questione, nessun santo particolare, ma della traslazione della, appunto, casa di Maria Santissima a Loreto. La Chiesa sembrerebbe che negli ultimi anni abbia declassato questo luogo di culto a mera semplice meta turistica, tanto che sembrerebbe che anche il tabernacolo sia stato levato, e perché non si crede più che questo luogo sia veramente stato la casa di Gesù. Quindi da dogma viene declassato ad appunto leggenda, e quindi di conseguenza si ritorna a tutte quelle visioni della Bibbia in cui vengono chiamate allegoriche. E anche qui, quando noi facciamo un passo indietro, anche il Signore fa un passo indietro nei nostri confronti. Quindi, nonostante vi siano prove scientifiche che appunto la casa di Nazareth e la sua costruzione provenga dalla Palestina, in ogni caso la Chiesa si è così. Ha voluto fare un'inversione di marcia e appunto lasciare al credente una sua visione particolare senza inserirla in un contesto realmente sacro. Però va bene così, se noi abbiamo l'opportunità di discernere, quindi possiamo discernere benissimo se considerare questa casa di Maria Santissima la reale casa di Gesù, oppure può essere solamente così, uno dei tanti modi per edificare la Chiesa. Non, senza entrare in nessuna polemica, abbiamo tutta la possibilità di comprendere realmente nel nostro io quello che può essere stato quel momento in cui appunto Gesù decide di nascere e di vivere in quella casa, a prescindere dalla nascita che poi avviene naturalmente nella mangiatoia. Però, insomma, quando Gesù nasce nel contesto dei suoi 30 anni, del suo modo di porsi al pubblico, lì c'è una vera nascita, perché lì nasce in quel momento il regno di Dio. Il regno di Dio nasce appunto quando inizia la predicazione. Prima della predicazione, prima dei 30 anni, c'è un qualche cosa che sicuramente esiste, ma è ancora in ombra. Finiamo appunto con il Salmo 6 per invocare per tutte le persone che stanno ascoltando questo commento il Signore, per tutti coloro che pensano che il Signore in questo momento sia lontano da loro. Domine, nel furore tuo arguas, meneque in ira tua corripias me. Miserere mei, Domine. Quoniam infirmus sunt sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea, et anima mea turbata est valde, et tu, Domine, usque quo, revertere, Domine, eroe anima mea. Salvame propter misericordiam tuam, quoniam non est in morte, recordatio tui in inferno quis confidebur tibi. Laboravi in gemitu meo natare faciam, tota nocte, lectulum meum, lacrimis mei, stratum meum rigabo, caligavit pre, amaritudine oculos meo consumtus.
Sub ab universis hostibus mei, recedite a me omnes qui operamini, iniquitatem quia audivit Dominus, vocem fletus mei. Audivit Dominus deprecatione mea, Dominus orazione mea suscipet. Confutatur et contendentur vehementer omnes inimici mei, reverantur et confutantur subito.